The sermon, The Oddball, has been delivered by Brother William Marion Branham on Sunday morning, May 31, 1964, at the Pine Lawn Trailer Park in Prescott, Arizona, United States of America. Il sermone Lo Stravagante è stato tenuto dal fratello William Marion Branham la mattina di domenica 31 maggio 1964 al Trailer Park Pine Lawn a Prescott, Arizona, Stati Uniti d'America. Preghiamo. Lord Jesus, we leave this morning, we can say our hearts burning within us because he has spoke to us along the way. Signore Gesù, quando stamane ce ne andremo, possiamo dire che i nostri cuori ardevano dentro di noi perché Lui ci ha parlato lungo la via. Ti ringraziamo per questa grande opportunità che è giunta dalle nostre parti, per cui abbiamo potuto riunirci qui con queste persone, tuoi figli, e rallegrarci di questi momenti di comunione. And we pray, Heavenly Father, that your blessings will rest upon us as we journey in different places, lead others. E noi preghiamo, Padre Celeste, che le tue benedizioni riposino su di noi mentre viaggiamo nei luoghi diversi e incontriamo altri. We thank thee for every testimony of this fine Christian atmosphere here this morning, and for all these ones that's been a long time in the way, and for this young man just crossed over Jordan to see what it really means to live. Stamane ti ringraziamo per ogni testimonianza di questa bella atmosfera cristiana qui e per tutti quelli che sono da lungo tempo nel cammino e per questo giovane uomo che ha appena attraversato il Giordano per vedere quello che veramente significa vivere. We can all appreciate that, Lord, of knowing at one time we were on the other side too, but no more of the old life now, it's back in Egypt. Noi tutti possiamo apprezzarlo, Signore, sapendo che una volta anche noi eravamo dall'altra parte, ma non più della vecchia vita ormai, e è rimasta in Egitto. We pray that you'll bless our fellowship together as we read thy word and speak a few words from this great word of God that we all believe in. Ora preghiamo che tu benedica la nostra comunione insieme mentre leggeremo la tua parola e diremo alcune parole da questa grande parola di Dio in cui noi tutti crediamo. And blessed to our hearts now to continue the service in the name of Jesus Christ we ask it. Amen. E benedici ciò ora nei nostri cuori per continuare il servizio. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Brother Leo, Brother Gene, and pilgrims. I deem this one of the grand privileges that I've had to come here to see for myself what you have here on these grounds. Fratello Leo, fratello Gene, pellegrini, io ritengo questo uno dei grandi privilegi che io ho avuto il venire qui a vedere io stesso ciò che avete qui su questi campi. I have been blessed as I moved across the little creek there and see this court. Sono stato benedetto quando là ho attraversato il piccolo corso d'acqua e ho visto questa corte. And I, one time when Brother Leo was making tapes, and I told him that surely there was something greater in life for him than to make tapes. Ed io, una volta, quando il fratello Leo faceva i nastri, ed io gli dissi che per lui, nella vita, c'era sicuramente qualcosa di più grande che fare i nastri. And of course tape making is nothing we must do, but it's blessed us. But there's something else, we're all cut out for different things to do. E naturalmente fare i nastri è qualcosa che dobbiamo fare, ma ciò ci ha benedetto, ma c'è qualcos'altro, noi siamo tutti ritagliati per fare cose diverse.
to come here this morning and look at by a little Jerusalem sitting out here, a little what I called it Goshen, I believe, when we come over this morning. E stamane nel venire qua e vedere questa bella piccola Gerusalemme disposta qui fuori, piccola, quel che io chiamavo Goshen, credo, quando stamane siamo venuti. Ricordate, Goshen era uno dei luoghi in cui adoravano, uno dei primi luoghi in cui fu rizzata la tenda. And to meet old friends and new. And to have this time allotted to us. It seems like that you just don't want to leave. E incontrare vecchi amici e nuovi, avere questo tempo assegnatoci, io solo sembra di non volersene andare. It's just something that wants to hold you. I can see why you people would want to stay here. It's something that grips you. C'è proprio qualcosa che vuole trattenerti. Posso capire perché voi gente vorreste stare qui, capite? È qualcosa che ti afferra. I don't believe I was ever in any sweeter worship and fellowship as these songs and things that I sit there and bite my lips and shake my feet and try to hold myself back from screaming out when I hear those old songs sing in the way that I think they ought to be sung. And that's sung in the spirit. Non credo d'essere mai stato in un'adorazione e comunione più dolce come questi cantici e così via, poiché siedo là e mi mordo le labbra e faccio sbattere i piedi e cerco di trattenermi dal gridare quando ho sentito cantare quei vecchi cantici nel modo in cui io penso che dovrebbero essere cantati, e cioè cantati nello spirito. Ora, ecco quello che noi, Paolo disse, se canto, canterò nello spirito. I can't imagine the spirit as being screaming to the top of her voice. Ora, non riesco a immaginare lo spirito che grida al limite della nostra voce. I think the spirit of Christ is love and gentleness and peace. It brings something to our soul that feeds us. I think that's the way them songs should be sang. Io ritengo che lo spirito di Cristo è amore, gentilezza e pace, che porta qualcosa alle nostre anime, che ci nutre. Penso in questo che sia il modo in cui quei cantici dovrebbero essere cantati. And to be here with you, a dedicated people to the cause of Christ. There's just so many things that I could say that the time wouldn't permit me. Ed essere qui con voi, un popolo consacrato per una causa, la causa di Cristo, ci sono proprio tante cose che potrei dire che il tempo non mi permetterebbe. I come for, thought, well, I'll run up and visit Brother Leo in the church up there, and the portion of the body of Christ that's waiting for his coming, and a part of the bride that's a sojourning here. Io sono venuto per... Ho pensato, salirò di corsa e visiterò il fratello Leo e la chiesa lassù e la parte del corpo di Cristo che è in attesa della sua venuta e una parte della sposa che dimora qui. And how you separated yourself from the rest of the world and come over here to live this way. E come vi siete separati dal resto del mondo e siete venuti quassù a vivere in questo modo. I was thinking even the little creek you're on. This side of Jordan. You're in the land. Stavo pensando anche al piccolo ruscello. Voi state su questa parte del Giordano. Ora siete nel il paese qui. You've come over an exodus, coming out of the world into a place to where you can congregate yourself together and worship God really according to the dictates of your conscience. Siete venuti per un esodo, un uscire dal mondo, in un luogo dove vi potete adunare assieme e adorare Dio realmente secondo i dettami della vostra coscienza. And that's what we stand for as a democracy, as a nation. We stand for this very thing that each man can worship. Ed ecco cosa noi sosteniamo come democrazia, come nazione. Sosteniamo questa stessa cosa che ogni uomo possa adorare. And it's just too bad we don't have more like this. Right. Ed è proprio un peccato che non ne abbiamo più così, capite? Proprio così. Or let the world be in their place and God's people be in their place where we can have it. Dove si lascia che il mondo stia al suo posto e il popolo di Dio stia al suo posto, dove possiamo avere questo. I certainly have
If I said amen and walked out the door, I'd say it would pay me every Sunday to drive up here or have my children even to come up to sit under an atmosphere like this. Because it's always the atmosphere that brings the result. E io certamente ho... Se dicessi amen e uscissi dalla porta, direi che mi gioverebbe venire in macchina quassù ogni domenica, o di farci venire pure i miei figli per sedere sotto un'atmosfera come questa, perché è sempre l'atmosfera che produce i risultati. You can lay a seed out there in the ground. No matter how much that seed's germinated, lay it there. It's got to have an atmosphere to make it live. See? Tu puoi deporre un seme là fuori, dentro il suolo. Per quanto quel seme sia germinato e già c'è là, ci deve essere un'atmosfera per farlo vivere, capite? That sun has to come to a certain spot before bring it to a certain atmosphere. An egg has to have an atmosphere or it won't hatch. No matter how fertile it is, it's got to have that atmosphere. Quel sole deve arrivare a una certa potenza prima, portarlo a una certa atmosfera. Un uovo deve avere un'atmosfera, altrimenti non si schiuderà. Per quanto esso sia fertile, deve avere quell'atmosfera. And I think that in a group like this, Christians hatch out, are born again, in such an atmosphere. This is the kind of atmosphere I was born under. E penso che in un gruppo come questo, dei cristiani escono dal guscio, nascono di nuovo in una tale atmosfera così. È questo il genere di atmosfera sotto cui sono nato io. No matter where I go and visit the cold world and mission fields and so forth, I can even stand and close my eyes and think of this atmosphere. Dovunque io vada e visiti il freddo mondo e i campi di missione e così via, posso anche alzarmi e chiudere gli occhi e pensare a questa atmosfera. This reminds me when I was just a boy preacher and just starting out, we had little groups to meet from house to house. Questo mi ricorda quando ero appena un ragazzo predicatore, appena agli inizi. Avevamo dei piccoli gruppi che incontravamo di casa in casa. We separated ourselves from the things of the world too. That's what made my heart the way it is today, in love with Christ, where we can dwell together. Anche noi ci siamo separati dalle cose del mondo. Ecco cosa ha reso il mio cuore nel modo in cui è oggi, innamorato di Cristo, dove possiamo dimorare assieme. The scripture said, how sweet it is that brethren can dwell together in unity. It's like the anointing oil was on Aaron's beard that ran to the hems of his garments. Credo che la scrittura abbia detto quanto è dolce che i fratelli possono dimorare insieme nell'unità. È come l'olio dell'unzione che era sulla barba di Aaron che fluiva fino ai lembi delle sue vesti. And this is so much to be said. Maybe the Holy Spirit will interpret to you after I'm gone what it is. E si potrebbe proprio dire tanto, io forse lo Spirito Santo interpreterà a voi, dopo che me ne sarò andato, quello di cui si tratta. Wish I could stay all afternoon and just forsake meals and everything else. It says you're here, you sing. See? Here you sing and talk and testify. It means so much. Vorrei poter stare tutto il pomeriggio e rinunciare proprio ai pasti e a tutto il resto, solo sedere qui e sentirvi cantare, capite? Sentirvi cantare, parlare, testimoniare. Significa molto. My daughter graduates tonight, or sits back of my service tonight, and I have to hurry back. Mia figlia si diploma stasera, cioè stasera è solo il servizio di baccalaureato e devo sbrigarmi. And I didn't know that it was to be this baccalaureate service is to be, so just last night I'm kind of busy and don't notice it. E non lo sapevo che ci doveva essere questo, che ci doveva essere il servizio di baccalaureato, se non fino a ieri sera. Sono piuttosto indaffarato e non ci vado. Ed essendo in visita con il fratello Leo e il fratello Jean mentre scendevano, ho desiderato ardentemente il momento di trovarmi qui. Wondering, just really, heard people say, well, they got a lovely trailer court, they're over on one side, the world's on the other. And on this side's all dedicated lives and things. Meravigliandomi per davvero, ho sentito gente dire, ebbene, hanno una bella zona per roulotte, sono di là da una parte, il mondo è sull'altro, e da questa parte ci sono tutte le vite consacrate e così via. Well, I'd like to see that. I'd just like to see what it really is. And you are blessed to be here.
Ho pensato, mi piacerebbe vederlo, mi piace proprio veramente vedere di che cosa si tratta. E tutti voi siete benedetti a stare qui. I want to read just one verse out of the Bible, and I think just reading this one verse would absolutely make a complete service. Io voglio leggere solo un versetto dalla Bibbia e penso leggere proprio questo unico versetto costituirà assolutamente un servizio completo. But I have coming up here. I had just a few comments that I thought I would say. It won't take me but just a few minutes, and then I would like to say these comments to what I feel now. Ma io venendo quassù, avevo proprio alcuni commenti che pensavo avrei detto. Non mi ci vorranno che pochi minuti, e poi mi piacerebbe dire questi commenti per quello che io sento ora. In the book of 2 Corinthians, the 12th chapter and 11th verse, I would like to read this. Paul speaking. Nel libro della Seconda Corinti, al capitolo 12 e al versetto 11, vorrei leggere questo, Paolo che parla. I have become a fool in glory, yea, compelling me, for I also have been commanded of you, for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Io sono divenuto pazzo, gloriandomi. Sì, che mi costringete, poiché da voi doveva io essere commendato, perciò che io non sono stato da nulla meno di cotesti apostoli sommi, benché io non sia niente. I would like just if I would call this a text. I think the Holy Spirit is just among us, and it wouldn't be just to read a scripture. That's what he lives on. Vorrei, posto che lo definissi un testo, io penso che lo Spirito Santo sia in mezzo a noi, e noi non sarebbe solo leggere la Scrittura, egli, ecco quello su cui egli vive. And every word is given by inspiration, and it's fitting for time. It never ends. It's like a chain. It just keeps going on. It never ends the scripture. E ogni parola è data per ispirazione e si adatta al tempo. Essa non ha mai fine, è come una catena, continua proprio ad andare avanti. La scrittura non finisce mai. And I thought, while reading this and thinking of this little place up here, this came on my mind. Paul saying, I have become a fool. E riflettevo mentre leggevo questo e pensavo a questo piccolo posto quassù. Mi è venuto in mente questo, il discorso di Paolo. Io sono divenuto pazzo, capite? Now that's a very strange thing for an apostle to say. I have become a fool. Ora è una cosa molto strana per un apostolo dire io sono divenuto pazzo. Now a fool is a person that really isn't in their right mind. And how would this apostle say such a thing as this? I become a fool. Ora, un pazzo è una persona che in realtà non è nel suo giusto senno. E come questo apostolo direbbe una tale cosa simile, io sono divenuto pazzo? And then thinking of this group, no doubt that in the eyes of the people on the other side, you've become a fool. You have become what we would call today the oddball. No doubt what people think that of you. And remember that on the other side, they're oddballs too. E quindi pensando a questo gruppo, senza dubbio che agli occhi della gente dall'altra parte tu sei divenuto un pazzo, tu sei divenuto quello che oggi chiameremmo lo stravagante. Non c'è dubbio che la gente lo pensi di te e ricorda che dall'altra parte anche loro sono stravaganti, capite? So you have to be somebody's fool. So I'd rather be a fool for Christ. See? Perciò tu devi essere pazzo di qualcuno, perciò io preferirei essere un pazzo per Cristo, capite? That'd be if God said his people were a peculiar people, odd, a chosen, elected, a royal priesthood, offering spiritual sacrifices to God. That is the fruits of our lips giving praise to his name. Io sarei un Dio disse che il suo popolo era un popolo particolare, strano, uno scelto, eletto, un real sacerdozio che offre sacrifici spirituali a Dio, che sono i frutti delle nostre labbra che danno lode al suo nome. Some time ago,
this little sense of humor, and I hope it doesn't break the fine spirit that's in you. Just come on my mind. Qualche tempo fa questo piccolo senso dell'umorismo, spero non spezzi il bel spirito che c'è qui, mi è appena venuto in mente. It was a brother Troy, the full gospel businessman, was telling about I was thinking of this for this young singer here that just come to the Lord. Di questo ne parlava il fratello Troy, degli uomini d'affari del pieno Vangelo. Stavo pensando a questo, di questo giovane cantante qui che è appena venuto al Signore. When he was working in he's a meat cutter, he was working in a butcher shop, and there's a German there, and he just kept talking to him about the Lord. Quando lui stava lavorando in un... Egli è un macellaio e stava lavorando in una macelleria, e là vi era un tedesco, e lui continuava proprio a parlargli del Signore. This German couldn't talk English very well, so he said, well, come on to the meeting, he said, you need the baptism of the Holy Ghost. Questo tedesco non sapeva parlare inglese molto bene, così lui disse, bene, andiamo alla riunione, disse, tu hai bisogno del battesimo dello Spirito Santo. So the old Dutchman didn't want him to know that he was a loser, you see, he was all right, he was a loser, he said, well, you come on up and visit us once. Così il vecchio tedesco voleva fargli sapere che era un luterano, vedete, lui era a posto, lui era un... Bene, vieni a visitarci per una volta. And so they come across to a bunch of, perhaps, oddballs, too, as we call it, to see. E così si imbatterono pure in un mucchio, forse, di stravaganti, come lo chiamiamo noi, capite? That night this German man received the baptism of the Holy Ghost. And the next day, he was cutting meat and speaking in tongues and screaming. He was having him a regular jubilee. Quella sera questo tedesco ricevette il battesimo dello Spirito Santo e il giorno seguente egli stava tagliando della carne e parlava in lingue e cantava. Stava avendo un normale giubileo. And so, after a while, the boss of the factory came by and he said, Henry, said, what's the matter with you? He said, oh, glory to God. He said, I got saved. E così dopo un po' passò il capo dello stabilimento e disse, Henry, disse, che cosa ti prende? E gli disse, oh, gloria a Dio, disse, io sono salvato. And he said, why, he said, where have you been? He said, you must have been down there with that bunch of nuts, he said. He said, yes, glory to God. He said, I was down there with a bunch of nuts. E lui disse, ebbene, disse, dove sei stato? Disse, tu devi essere stato laggiù con quel gruppo di svitati, disse lui. E gli disse, sì, gloria a Dio, disse, io sono stato laggiù con quel gruppo di svitati. He said, you know, if you didn't have the nuts, then you take like the automobile, it comes down the road, and you take all the nuts out of it, what you got but a bunch of junk. That's just about right. And you take the nuts out of anything. Now, it takes that to hold the thing together. Disse, sa, se lei non avesse gli svitati, disse, prenda ad esempio l'automobile che va per strada e tolga da essa tutti i dadi, lei non avrà altro che un mucchio di ferraia. Questo è proprio pressoché giusto, e voi togliete gli svitati da qualcosa, ora ci vuole quello per tenere le cose assieme. The world gets in such a place in a turmoil, and the church gets sold up in worldlyism and denominationalism and so forth, till it takes some time, a nut, to hold the thing together. That's right. If we don't have it, we don't have it. We don't have the church. Il mondo entra in un tale luogo, in uno scompiglio, e le chiese hanno ceduto alle cose mondane, al denominazionalismo e così via, al punto che a volte ci vuole uno svitato per tenere la cosa assieme. Proprio così. Se loro non l'hanno, noi non l'abbiamo, non abbiamo la Chiesa. Now we can think of that subject just for a few moments. Paul said, I have become a fool or a nut. Just for... Ora possiamo riflettere su quell'argomento solo per alcuni momenti. Paolo disse, io sono divenuto pazzo o uno svitato solo per... Now you have to be somebody's nut. You can either be a nut for the world or a nut for Christ. Ora tu devi essere svitato per qualcuno. Puoi essere uno svitato per il mondo o uno svitato per Cristo. One day in California, he was walking down the street and there was a man. He had a sign on the front of him, and I guess said, I am a fool for Christ.
And on his back he had a sign that said, "Now whose fool are you?" So it was a question mark. So you had to be somebody's fool. Un giorno in California camminavo per strada e c'era un uomo, aveva davanti di sé un cartello, così, diceva: "Io sono pazzo per Cristo", e sulla schiena aveva un cartello che diceva: "Ora, di chi sei pazzo tu?" Capite? Quindi gli chiediemmo riguardo a ciò, disse: "Tu devi essere il pazzo di qualcuno." So, Paul here has chosen to be a fool for Christ. And you can imagine how the world thought of him at that time, and not only the world, but the church. Così Paolo qui aveva scelto di essere pazzo per Cristo e potete immaginare come il mondo pensasse di lui a quel tempo, e non solo il mondo, ma la Chiesa. That man had been trained to be a priest. He was trained under Gamaliel, one of the greatest scholars and greatest teachers of that day. Quell'uomo era stato preparato per essere un sacerdote. Egli si era preparato sotto Gamaliele, un grande, uno dei più grandi studiosi e dei più grandi insegnanti di quel giorno. And when he had maybe say his bachelor of art and his doctor's degree and was ready for to be called into the priesthood. E quando lui ebbe, forse, diciamo, la sua laurea in lettere, la sua laurea di dottore, ed era pronto per essere chiamato al sacerdozio. And maybe someday with the possibilities, with the enthusiasm this young man had, and then to change that all at once, all because something happened, he met Christ on the road to Damascus. E forse un certo giorno, con la possibilità, con l'entusiasmo che questo giovane uomo aveva, e poi cambiare questo, all'improvviso, tutto perché capitò qualcosa. Egli incontrò Cristo sulla strada per Damasco. And then to the world, he was a fool. And to the church, he was a fool. To the denominational church, he was actually a fool. That's what he said here, he had become a fool. E poi, per il mondo, egli era un pazzo. E per la Chiesa era un pazzo. Per la Chiesa denominazionale egli era realmente un pazzo. Ecco cosa lui ha detto qui, che era divenuto pazzo. He's a fool to those people, but he was the instrument that God used to hold the church together, to hold the body as it was in that day together. He had become a fool for that sake. Era un pazzo per quelle persone. Ma era lo strumento che Dio usava per tenere unita la Chiesa, per tenere unito il corpo, come era in quel giorno. Egli era divenuto pazzo per quella causa. We can imagine of Noah, as the brothers sing of him here, while God sent his love on the wings of a dove, one of my favorite songs. And I've always wanted to get somebody that could play that. I wanted to speak on it. Possiamo immaginare Noè, come il fratello qui ha cantato di lui, mentre Dio inviò il suo amore sulle ali di una colomba, uno dei miei cantici preferiti, e ho sempre voluto sentire qualcuno che potesse suonarlo. Volevo parlare su ciò. One time I read a story of some soldiers being pinned down, and the enemy, Germans in the First World War, had them pinned down. Una volta lessi la storia di alcuni soldati che erano intrappolati e il nemico, i tedeschi, durante la Prima Guerra Mondiale li avevano intrappolati. And they had a little pigeon to take a message. And when it's a form of a dove, of course it's one variety of dove. Ed essi avevano un piccolo piccione per portare un messaggio, e quando quello è un genere di colomba, naturalmente, è una varietà di colomba. And when they put the message on the little pigeon, he flew up in the air and bullets shooting at him every way because they know what it was. It broke his legs. E quando misero il messaggio sul piccolo piccione, lui si alzò in volo nell'aria e gli spararono proiettili da ogni direzione perché sapevano di che si trattava. Si spezzò la gamba. His little legs was hanging down crippled and his wings had the feathers shot out of it. He was turning sideways and everything through the air. But he drops that in the camp where he was supposed to. And they got help. Le sue piccole zampe pendevano danneggiate e gli si erano staccate le piume delle sue ali colpite. Si girava di traverso nell'aria e tutto il resto, ma cadde proprio nel campo dove doveva, e lo soccorsero. You know what I mean from there on, you think? So, we were in that kind of shape one day too, you know. And
He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity, but the message got here just the same. He got the message to us. Sapete cosa voglio dire da lì in poi, capite? Così un giorno anche noi eravamo in quel tipo di condizione, sapete? Ed egli fu ferito per le nostre trasgressioni e fiaccato per la nostra iniquità, ma il messaggio è arrivato qui proprio lo stesso. Egli ci portò un messaggio. Noah, in his days, I can imagine a man of his caliber, a prophet, that was vindicated of God, and God spoke to him one day. Noè, ai suoi primi giorni, posso immaginare un uomo del suo calibro, un profeta che era rivendicato da Dio, e un giorno Dio gli parlò. What a strange thing it was in a great scientific age, perhaps could shoot the moon with a radar and they could build a sphinx in the pyramid. Che cosa strana era! In una grande epoca scientifica, forse potevano determinare l'altezza della Luna con il loro radar e potevano costruire una sfinge e la piramide. And God spoke to him and said, Noah, it's going to rain water down out of heaven. E Dio gli parlò e disse, Noè, pioverà acqua dal cielo. Could you imagine a man of his caliber, a prophet of the Lord, go out with such a silly message as that? Potreste immaginare un uomo del suo calibro, un profeta del Signore, uscire con un tale ridicolo messaggio come quello? And say, it'll never rain, remember, from the heavens in them days. God watered the earth, the Bible says, by irrigation through the ditches and so forth, springs. E dire ciò, ricordate, in quei giorni non era mai piovuto dai cieli. Dio irrigava la terra, la Bibbia dice, con l'irrigazione, attraverso dei canali e così via, delle sorgenti. It had never rained a drop, there was no water up there. So they could prove there was no water up there. Non era mai piovuta una goccia, non c'era acqua lassù, quindi potevano provare che lassù non ci fosse acqua. And then a man came out with a message, and not only that, but separated himself from the rest of the world. He became a nut to the world. That's right, he was a nut of his age. E quindi un uomo uscì con un messaggio e non solo quello, ma si separò dal resto del mondo. Egli diventò uno svitato per il mondo. Proprio così, egli era uno svitato della sua epoca. How a man with such a crazy message would try to bring the people out into a little trailer or ark or whatever it was they were building up there, and he was actually a foolish man. In che modo un uomo con un tale messaggio assurdo cercava di portare la gente fuori in una piccola roulotte, cioè un'arca, o quello che mai era, che essi stavano costruendo lassù, ed egli era davvero uno sciocco. Ma what did he do? In doing so, he was the nut that saved the believing church in that day. That's what happened. Ma cosa fece lui nel fare così? Fu lo svitato che salvò la chiesa credente di quel giorno. Sì, signore, ecco ciò che avvenne. He had to take him out from the world, but he was preparing a place that he knew that Christ could come to and would take them. He would come enough. Egli doveva portarli fuori dal mondo, ma stava preparando un luogo in cui sapeva che Cristo poteva venire e li avrebbe presi. Diventò uno svitato. Could you imagine Moses in his day? A man going down to a great intellect. Voi potreste immaginare Mosè nel suo tempo, un uomo registrato come un grande intellettuale. They conquered the world at that time, and their scientific and their art and stuff really, I guess, exceeded ours today. In quel tempo essi avevano conquistato il mondo e la loro scienza e la loro arte e materia, immagino che davvero avessero superato le nostre oggi. And their master art and their mastership of buildings and so forth and the great things that they did in that day. E la loro arte maestra e la loro maestria di costruzioni e così via e le grandi cose che facevano allora in quel giorno. And could you imagine a man coming down there and said he met a God that they didn't even believe in a burning bush? E potreste immaginare un uomo scendere là e dire di aver incontrato un Dio in cui nemmeno credevano in un pruno ardente? And he came down being a military man to begin with,
they've been trained in all the maneuvers of military world. E lui scese, essendo un militare, tanto per cominciare, ed era stato addestrato in tutte le manovre del mondo militare. And we find that he comes down there with a stick in his hand to take and deliver a people out of a nation that held the world captive. E troviamo che scende là con un bastone in mano per portare via e liberare un popolo e portarlo fuori da una nazione che teneva prigioniero il mondo. Why, to Pharaoh he was enough, that's all. He was crazy, so let him do it. Go ahead, rave on. He'll declare himself insane. Ebbene, per Faraone egli era uno svitato. Ecco tutto, egli era pazzo, disse, lasciatelo fare, che vada pure, che continui a delirare, egli si dichiarerà pazzo. Well, really, to Pharaoh in his great scientific world, he was a oddball. He was a nut to them, see. He was. Ebbene, ora, per Faraone e il suo grande mondo scientifico, egli era veramente uno stravagante. Per loro era uno svitato, capite? Lo era. But what did he do? He delivered the people because he was sent of God. Ma che cosa fece? Egli liberò il popolo perché era mandato da Dio. It takes something peculiar, something that's different from the rest of the world. Ci vuole qualcosa di particolare, qualcosa che è diverso dal resto del mondo. Vedete, il mondo va in una sola direzione sulle grandi, le loro grandi conquiste della scienza e così via. E quando un uomo è guidato da Dio a fare qualcosa che è strano verso di ciò, lui diventa un pazzo, egli è matto, ma vedete, ci vuole qualcosa come quello per tenere la cosa assieme. Now, we think of Elijah in his days, when Ahab and Israel at that time had every nation under heaven fearing them under this Ahab's reign. Ora pensiamo a Elia, ai suoi tempi, quando Acab e Israele a quel tempo aveva ogni nazione sotto i cieli che lo temeva sotto questo regno di Acab. And Ahab was a great man, it was a great day, something on the order we have now. The church should all become fashioned, see? E Acab era un grande uomo, era un grande tempo, qualcosa del genere che abbiamo ora. La chiesa era diventata tutta alla moda, capite? It was Jezebel's painting and Ahab's worldliness and compromising and they tore down the altars of God. Oh, just so you serve God, what difference does it make, see? C'era il belletto di Isabel e la mondanità di Acab, il compromesso, ed essi fecero a pezzi gli altari di Dio. Oh, tu servi solo un Dio, che differenza fa, vedi? We go to the groves and you can serve any God you want to. That's just about the way it is today, see? All fashions and dressings and clothing and things of the world. Andremo su ai boschetti e potrai servire ogni Dio che vorrai. È proprio pressoché la condizione che c'è oggi, vedete? Tutte le mode e gli abbigliamenti e il vestiario e le cose del mondo. Oh, if you want your belong to this, belong to that, belong to this, belong to that, it's all right. See, just as long as you go to church, it doesn't make any difference. It does make a difference. E, oh, se vuoi appartenere a questo, appartenere a quello, appartenere a questo, appartenere a quello, è tutto a posto, capisci? Finché vai in chiesa non fa nessuna differenza. Fa differenza. What I belong to and what God I serve and how I serve him, he's got one way to me serving, he's got that road out here in this world. Amen. And that's the way we're to serve him, see? Now it does make a difference. Che cosa io... A che cosa io appartengo e quale Dio servo e come lo servo? Egli ha una sola via perché io lo serva, l'ha scritto qui in questa parola, ed è in quella via che dobbiamo servirlo. Capite? Ora, ciò fa una differenza. But when Elijah came out there with such a message as he had, could you imagine he became a nut to Pharaoh, or to, pardon me, to Ahab? Ma quando Elia uscì là con un messaggio simile a quello che ebbe, potreste immaginarlo? Egli divenne uno svitato per Faraone, cioè per, scusatemi, per Acab. He became a rigor separating himself. But you see, there was 7,000 among those people.
Egli divenne un autentico si separò, ma vedete, c'erano 7.000 tra quelle persone, vedete, che poterono essere salvate, capite? Ed egli venne per loro. He had to become a nut to the world in order to catch them. So did Noah had to become a nut to the world to catch eight souls with himself, see? He had to become an odd sort of a person. Dovette diventare uno svitato per il mondo allo scopo di prenderle. Così pure Noè dovette diventare uno svitato per il mondo allo scopo di prendere 8 anime, incluso lui stesso. Capite? Dovette diventare una sorta di persona strana. Amos, in the days when he brought his message, he prophesied. Amos, ai giorni in cui portò il suo messaggio e profetizzò. And we find out that when he come into the Samaria, which had been given over to the world, and the women in the streets had become almost public prostitution, and their fashions, it was a modern Hollywood. E scopriamo che quando egli entrò a Samaria, che si era abbandonata al mondo e le donne sulle strade erano diventate quasi prostituzione pubblica, e le mode era una moderna Hollywood. When this little unknown bald-headed fellow raised up over the mountain one morning and looked down upon Samaria and saw it and sin, and I'd imagine his heart almost failed. Quando questa piccola persona calva, sconosciuta, si levò sul monte un mattino e abbassò lo sguardo su Samaria e la vide nel peccato, e beh, immagino che il suo cuore venisse quasi meno. Only thing he had noted been a herdsman. He wasn't really the Lord just giving this message and sitting down there. La sola cosa che lui sapeva era di essere un contadino. Egli non era realmente il Signore, gli diede solo questo messaggio e lo inviò laggiù. And now he had no sponsorship, he had nobody to back him up, but he was led of God to go bring this message to the people to call them out from judgment. E ora lui non aveva alcuna sponsorizzazione, non aveva nessuno che lo sostenesse, ma era guidato da Dio per andare a portare questo messaggio al popolo e per chiamarlo fuori dal giudizio. I'd imagine to the great scientific age and the age of glamour, something of all today, Amos became a oddball. Bene, ora immagino per la grande epoca scientifica e l'epoca del fascino, qualcosa tipo oggi, Amos divenne uno stravagante. He became a fool, and they would want nothing to do, but yet he had thus saith the Lord, see, and he delivered what could be delivered. Capite? Egli diventò uno sciocco ed essi non volevano averci niente a che fare, ma non di meno egli aveva il così dice il Signore, capite? E consegnò ciò che poteva essere pronunciato. John the Baptist, when he came in his days, that great religious world, coming out in the wilderness like this, out of rocks and things in the wilderness of Judea. Giovanni Battista, quando venne al suo tempo in quel grande mondo religioso, venendo fuori si presentò dal deserto così, uscì dalle pietre, dalle cose del deserto di Giudea. And he wasn't dressed like a priest. He wore the rough clothes of a working man, perhaps, with a garment around him, not some great theological seminary teacher or some sort. But he was just a common man that could work with his hands or anything. Ed egli non era vestito da sacerdote, egli indossava abiti rozzi di un lavoratore, forse con una veste intorno a sé, non un grande dottore da seminario teologico o altro, via così, ma egli era proprio un uomo comune che poteva lavorare con le sue mani o altro. When he came down out of the wilderness there, and the sheepskin wrapped around him, he had thus saith the Lord, for he knew that the time of the Messiah was in. Quando lui scese dal deserto, là, e la pelle di pecora avvolta attorno a sé, aveva il così dice il Signore, perché sapeva che il tempo del Messia era allora. He could fairly identify himself in God's word. He said, for remember, he identified himself in Malachi, the third chapter.
Egli poteva identificarsi completamente nella parola di Dio. Egli disse, perché ricordate, lui si identificò in Malachia, il terzo capitolo. Vedete come il messaggero per precedere la venuta del Signore. Egli sapeva che la venuta era così vicina al punto da dover farsi avanti. Ebbene, la gente pensava che lui fosse un selvaggio, proprio un pazzo, capite? Uno svitato, lo chiameremmo noi oggi. La ragione per cui ho scelto quella parola svitato suona scialba, ma non di meno, per questo è una buona parola. Per cui io la voglio usare perché è in quel modo che il modo di dire da strada la userebbe oggi. Solo un comune svitato, lo chiameremmo noi. Bene, ecco Giovanni Battista, egli se ne sta proprio semplicemente laggiù in quel deserto predicando i suoi brevi sermoni su e giù, là al Giordano, camminando su e giù per quelle rive del fiume, gridando là, l'ora è vicina, è uscite, separatevi, il Messia sta venendo. Well, I'd imagine the priest and all him, he'd become just a regular nut, that's all. See, that's all he was, just an oddball. And then it's all he'd become oddball, just simply... Ebbene, immagino i sacerdoti e tutti loro, lui era diventato proprio uno svitato ordinario. Ecco tutto, vedete, ecco tutto ciò che lui era, proprio uno stravagante. Quelli che lo seguivano diventavano stravaganti, proprio semplici sciocchi. Do you know our Lord was declared the same thing when he came? A madman? Sapete che il nostro Signore fu dichiarato la stessa cosa quando venne? Un uomo matto, capite? He didn't go over into the cities and into the great joining there with the great organizations and things. He was calling the people. He was calling on, and he was considered by the religious his days a regular nut. Egli non andava nelle città e nelle loro grandi, cioè non si univa alle grandi organizzazioni e così via. Egli stava chiamando un popolo, stava chiamando fuori. Ai suoi giorni era considerato dai religiosi uno svitato ordinario. Just like Paul was in his days, a trained man, and yet would do such a thing as he did, separate himself from the rest of the world and from the denominations and try to call a people. He was an apostle to the Gentile church. He is our apostle, we know that, to the Gentile church. Proprio come lo era Paolo al suo tempo, un uomo preparato e nonostante ciò fece una cosa simile a quella che aveva fatto, separarsi dal resto del mondo e dalle denominazioni e cercare di chiamare un popolo. Egli era un apostolo per la Chiesa Gentile, egli era il nostro apostolo, noi lo sappiamo, per la Chiesa Gentile. He was the nut that brought the Gentile Church out of Roman heathenism. And pagan worships of the day. Egli fu lo svitato che portò la Chiesa gentile fuori dal paganesimo romano e l'adorazione pagana del giorno. Martin Luther, he was a nut to the Catholic Church. Could you imagine a priest that threw all of his teachings away of the church and refused to give this communion because the church said it is the body of Christ? Martin Lutero era uno svitato per la Chiesa Cattolica. Capite? Potreste immaginare un sacerdote che avesse gettato via tutti i suoi insegnamenti della Chiesa e rifiutato di dare questa comunione perché la Chiesa diceva è il corpo di Cristo? Ed egli sapeva che lui, le monache e altri avevano preparato quel cibo kasher lassù. Egli sapeva che non si trattava di Cristo, era un pezzo di pane, vedete, una piccola ostia di zucchero. And he knew that wine was no literal blood of Christ, it only represented.
e lo sapeva che quel vino non era il letterale sangue di Cristo, lo rappresentava soltanto. So he threw it down in his honest conviction and he wanted nothing more to do with it. He was through with it. Così lui lo gettò a terra nella sua onesta convinzione, non volle più avere niente a che fare con ciò, capite? Lui aveva chiuso con ciò. Now, the probably Catholic Church said, oh, let him alone. Look what a little group he's got out there. What is he? He's got just a awesome big church. That's all it is, it's just the things. Ora, probabilmente la Chiesa Cattolica disse, oh, lasciatelo stare, guardate che gruppetto ha là fuori, che cos'è lui? È solo un falso, e noi, una grande Chiesa, ecco tutto ciò che c'è, è solo una cosetta. But you see, he was the nut, see, that was holding it together, see, in the Reformation, he brought forth the Reformation. Ma vedete, egli era lo svitato, vedete, che li stava tenendo uniti, vedete, nella riforma, egli produsse la riforma. How about after he organized and got to a place and after his death and the message that he preached had finished, then the church got so cold and starchy again that God raised up another nut. It's called John Wesley. It's right. Come dopo che lui si organizzò e arrivò a un punto e dopo la sua morte il messaggio che lui predicò era terminato, allora la Chiesa diventò di nuovo così fredda e rigida che Dio suscitò un altro svitato, chiamato John Wesley, proprio così. Well, he was enough to the Anglican Church, see? But what did he do? He saved the world, the church that was in the world, may I say. Ebbene, egli era uno svitato per la Chiesa anglicana, capite? Ma che cosa fece? Egli salvò il mondo, la Chiesa che era nel mondo, posso dire. He saved the church that was in the world. Why? By becoming a nut. That's right, he saved. Egli salvò la Chiesa che era nel mondo perché? Diventando uno svitato, proprio così, egli salvò. Well, and now. Then we call after his career and the great Wesleyan age passed over, and then we had the Baptist from John Smith, and then we had Alexander Campbell, and then we had Buddy Robinson of the Nazarene. E poi, ed ora poi arriviamo a dopo il suo tempo e la grande epoca di Wesley passò e poi avemmo i battisti da John Sweet, poi avemmo Alexander Campbell e poi avemmo Buddy Robinson del Nazareno. Finally, it just kept waving off away from the real stem, and then God raised up another bunch of nuts. Pentecost. E alla fine ciò continuò proprio ad allontanarsi lontano dalla vera angolazione, e allora Dio suscitò un altro mucchio di svitati. Pentecoste. And they become a nut to the people. They're crazy to the world. But what did they do? They did a great work. They certainly did. The Pentecostal age. Ed essi diventano uno svitato per la gente, sono dei pazzi per il mondo. Ma che cosa fecero? Fecero una grande opera. Certo che la fecero, l'epoca pentecostale. Now I believe it's time for another Nestorian. Don't you think so? I think it's just about Pentecost has done the same thing that the rest of the world went. But it's time for another nut. See? Ora, credo che sia tempo che sorga un altro svitato. E voi non lo pensate? Io penso sia proprio quasi Pentecoste ha fatto la stessa cosa che il resto del mondo ha fatto. Ma è tempo per un altro svitato, capite? So, if we have to put on this side of the branch, you see what I mean? And the people think that we're so odd and peculiar, the way we separate ourselves and the way you have here. Così, se dobbiamo gettare su questo lato della riva, capite che cosa voglio dire? E la gente pensa che noi siamo così strani e particolari per la maniera che ci separiamo, il modo di fare che avete qui. And we're not divided, we're one. The way that we separated ourselves from the world. E noi non siamo divisi, siamo uno, capite? Capite? Il modo che siamo, ci siamo separati dal mondo. To come up here and there was you had little children and has to be trained up. See?
Il fratello Leo, guidato a venire quassù, ed ecco che voi avevate dei bambini piccoli che devono essere preparati, capite? Voi avete donne, signorine, qui, cui non piace camminare nella via del mondo. You got men here that's aged and retired. They want a place of where they can settle down and feel at home. Dwell among your own kind of people. Avete uomini qui che sono anziani e pensionati. Essi vogliono un posto dove possono mettersi comodi e sentirsi a casa, che abitiate tra il vostro stesso tipo di gente. Ebbene, e vedete, penso che Dio può suscitare qualcosa che si occupi di quello. Non lo pensate? Io lo credo con tutto il cuore che Egli lo fa. Now, we find out, it's time now, notice, the nut always is what pulled them together. Ora scopriamo che è tempo ormai, notate, è stato sempre lo svitato che li attirava insieme. Like all Americans today, we find so much worldlyism and things in our churches and our denominations and things. Come tutti gli americani oggi troviamo tanta mondanità e così via nelle nostre chiese, nelle nostre denominazioni e così via. Lasciate che sorga qualcosa sulla parola. Vedete, si esaltano per il credo e non per la parola. E lasciate che qualcosa sorga con la parola, sapete. Voi dite, beh, la gente pensa che ti sei separato. I talked to your pastor here and our brother Leo, and someone said, well, why don't you come into this and come in that? He said, no, see. He sold out the one thing, the Word, to the Word, see. Ho parlato qui al vostro pastore, nostro fratello Leo, e qualcuno ha detto, beh, perché non vieni ed entri in questo ed entri in quello? E gli disse, no. Vedete, egli si è venduto completamente ad una cosa, la parola, capite? Alla parola, capite? Now look, if there is a net sent, there's got to be a boat for it to fit on. Bene, ora guardate, se c'è uno svitato mandato, ci deve essere un bullone per esso su cui si adatti. È così? Now God sends nets, don't you believe that? I'll explain this in a little bit, but to make this up. There's got to be a boat, and that boat's got to be threaded to fit the nets. Ora, Dio manda degli svitati? Non lo credete? Capite? Fra un po' spiegherò questo, ma per farne un punto, ci deve essere un bullone. Quel bullone deve essere filettato per adattarsi al dado. I'm so glad to be threaded with the Word. I'm so glad that there's a boat that's threaded the same way. Sono molto lieto di essere filettato con la parola. Sono molto lieto che c'è un bullone che è filettato allo stesso modo. What's it to do? It's to draw out the bride from the world, set it aside for something different. E che deve fare? Deve tirare fuori la sposa dal mondo, metterla da parte per qualcosa di diverso. Yes, friend. We may be not to the things of the world, the people of the world, but we are only drawing out that which is threaded for this. Sì, amici, possiamo essere uno svitato per le cose del mondo, la gente del mondo, ma stiamo solo tirando fuori quello il quale è filettato per questo. Noah was threaded in his day. And the rest of the prophets and down to the age and the righteous man was threaded because he sent it. Noè e il resto dei profeti furono filettati nel loro giorno e attraverso l'epoca, e gli uomini giusti furono filettati perché egli li mandò. A che servirebbe avere un bullone, anzi un dado, se voi non aveste un bullone per esso su cui vada bene? And what is the bullone and nut together to do? It's to draw something together. Mm-hmm. It's the drawing powers of Christ that draws us out from the things of the world. See?
E cosa deve fare un bullone e un dado insieme? È per attirare qualcosa insieme, capite? E sono le forze attiranti di Cristo che ci attirano fuori dalle cose del mondo, capite? And then the fellowship of Paul's great ministry, saying, I have become a fool. E allora abbiamo comunione col grande ministero di Paolo che dice: Sono diventato pazzo. So when people think that you are odd, see where you stand? See? You become a fool to them, that you might be drawn by the power of God to which something within you, something in your heart urges. Così, quando la gente pensa che siete strani, capite? Vedete dove state? Capite? Siete diventati pazzi per loro affinché poteste essere attirati dalla potenza di Dio, per il quale qualcosa dentro di voi, qualcosa nel vostro cuore vi ha filettati. I might say this morning, Schools, Methodist, Baptist, Pentecostal assemblies, this, that, and the other. There'd be all kinds of hands go up here, 40, 50 people. See? There would be that many, everybody different. Stamane potrei dire chi è metodista, battista, assemblee pentecostali, questo, quello e l'altro. Ci sarebbero ogni sorta di mani che qui si alzerebbero e 40, 50 persone, capite? Ce ne sarebbero tanti, ognuno differente. But what makes you sit here? Why are you here? See? It's because you were threaded to something. See? And when it begins to come, it makes sense to you. Ma che cosa vi fa stare qua? Perché siete qui, capite? È perché siete stati filettati per qualcosa, capite? E quando comincia a venire, per voi ha senso. If you try to put a certain thread upon a bolt of a certain kind that wouldn't fit, it doesn't make sense to you. See, it won't go on. Se cercate di mettere una certa filettatura su un bullone di un certo tipo che non si adatterebbe, ciò non ha senso per voi, capite? Ciò non andrà avanti, capite? But when something comes along that fits just exactly, it pulls you from Chicago, from New Orleans, or wherever you come from, to here. See? And now, see, you become an oddball sure enough to the world. But don't let that bother you. See? Don't let that bother you. Ma quando si presenta qualcosa che si adatta proprio esattamente, vi attira da Chicago, da New Orleans o da dove mai venite, a qui, capite? E ora, vedete, voi diventate degli stravaganti, abbastanza certo, per il mondo, ma non lasciate che questo vi infastidisca, capite? Non lasciate che questo vi infastidisca. Now you see how I know I'm threaded right. Watch the word. Now you know whether you're threaded right, whether we are nuts for Christ or whether we are nuts for the world. Ora voi dite, come so che sono filettato correttamente? Osservate la parola, capite? Ora sapete se siete filettati correttamente, se siamo svitati per Cristo o se siamo svitati per il mondo. Now the world also has received their nuts. Exactly. Ora anche il mondo ha ricevuto il suo svitato, esattamente. Here, I didn't want to forget. And we said here become bolts, nuts to the world. That's exactly that we might hold the kingdom of God together on earth. The kingdom of God together. Avevo un qualcosina scritto qua giù che non volevo dimenticare. E noi stiamo qui, diventiamo bulloni, svitati per il mondo. È esatto, affinché noi potessimo tenere unito il regno di Dio sulla terra. Vedete? Il regno di Dio unito. All right. Remember the world, the outside world, they have their nuts also. Satan gives them a nut. In the days of this great thing, you see it all works at pro and con. Ricordate, il mondo, essi, il mondo esterno ha pure i propri svitati. Satana dà loro uno svitato ai giorni di questa grande cosa. Vedete, tutto si risolve pro e contro, capite? Now, in the days of the world had enough, and that was Pharaoh. In the days of Moses. Ora, ai giorni di il mondo aveva uno svitato e quello era Faraone ai giorni di Mosè. The world, see, they had to be, the devil has his nuts too. Essi erano, vedete, ci doveva essere, anche il diavolo ha i suoi svitati. Well, that was Pharaoh, see? Now Israel, and
when Moses sent it out was to draw those people out was a nut to Pharaoh, but also Pharaoh was a nut to them too. Ebbene, c'era Faraone, capite? Ora Israele e Mosè che stava laggiù doveva tirare quelle persone fuori, era uno svitato per Faraone, ma pure Faraone era altresì uno svitato per loro, capite? It has to be that way. So you're somebody's nut. I'm so glad to be wound in the word, aren't you? With the thread of that. Somebody will teach that. E quindi deve essere in quel modo, perciò tu sei svitato per qualcuno. Io sono molto lieto di essere avvitato nella parola, non lo sei tu, con la filettatura per quello? Qualcuno lo insegnerà. Ahab, he was enough, exactly, to Elijah in the 7,000, and all his group out there, and Jezebel and all their fine, fancy, strange angles and things they had out there, that was enough to that 7,000 never bow their knee to Baal. Acab era uno svitato, esattamente, per Elia e i 7,000, tutto il suo gruppo là fuori. Izebel in tutti i suoi bei fronzoli fantasiosi e così via che aveva là fuori, lei era una svitata per quei 7,000, che non piegarono mai il ginocchio a Baal. And so was Elijah enough to them. See, the same name. E anche Elia era uno svitato per loro, vedete, la stessa cosa. We find out in the days of Herod. Scopriamo ai giorni di Erode, Giovanni era uno svitato, capite? E anche Erode era uno svitato, il mondo ne aveva uno. All right, in the days of Jesus, he was a fool to the world, see? To Pilate. The Pilate was a nut also to turn him down. That's right, see? He wasn't ready. Bene, ai giorni di Gesù egli era un pazzo per il mondo, vedete, per Pilato, ma Pilato fu pure uno svitato per respingerlo, proprio così, capite? Egli non era filettato. He had an opportunity, but when he had his opportunity to accept it, he wanted some kind of a clown, some kind of a trick, some kind of a magic rabbit to bring out of a hat, you know, or something. Egli ebbe un'opportunità, ma quando ebbe la sua opportunità per accettarlo, voleva una certa specie di pagliaccio, un qualche genere di trucco, un certo tipo di coniglio magico da tirar fuori da un cappello, sapete, o qualcosa del genere. Egli disse, vorrei vederti fare dei trucchi, sapete, o qualcosa così. Egli stesso era uno svitato. Capite? Egli ebbe una possibilità di riceverlo, ma non lo fece. The Sadducees also, and the Pharisees was the same thing, in that they were not accepting Paul, the one who said he'd become a fool to the world. Anche i Sadducei e i Farisei furono la stessa cosa in quel giorno per non accettare Paolo, colui che disse di essere diventato pazzo per il mondo. See? But the church has its nuts too. See? The world has its nuts. Christ has his. Capite? Ma anche la Chiesa ha i suoi svitati, capite? E il mondo ha i suoi svitati. Cristo ha i suoi, capite? Ora, di chi lo sei tu? The only way you can always say, how do I know this is right, Brother Branham? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwell among us. Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. Il solo modo per cui puoi sapere, tu dici, come so che questo è giusto, fratello Branham? Nel principio la parola era e la parola era appo Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Therefore the word still is in. So we're threaded with that, see? Pertanto la parola è ancora lui. Perciò se siamo filettati con quella, vedete? No, we be enough to the world. If we're threaded in Christ's words and Christ showing what he's pulling together, he's pulling his church together, let them raise and do what they want to. Sappiamo noi, benché noi siamo uno svitato per il mondo, se siamo filettati nella parola di Cristo e Cristo lo sta mostrando, quando egli lo sta tirando assieme, vedete, tirando la sua chiesa assieme, lasciate che sorgano e facciano quello che vogliono. Now, Jesus in Matthew 24:24 said that these two groups would be supposed in the last days to deceive the very elected, if possible.
Ora Gesù in Matteo 24:24 disse che questi due gruppi sarebbero stati così vicini negli ultimi giorni da sedurre gli stessi eletti, se possibile. La gente è tuttora, a volte la gente nel Pentecoste, per voi di fuori che venite dalla Pentecoste, vedete? When they organize and go over there in those groups like that, and you come away from it, see, the Bible said that it would deceive the very elected if it was possible, see? Quando si organizzano e si trovano laggiù in quei gruppi così e voi allontanatevi da ciò, vedete? La Bibbia ha detto che sedurrebbero gli stessi eletti se fosse possibile, capite? The very elected, that's the one that's elected to do this. The one, see, the bull. Gli stessi eletti, cioè coloro che sono eletti per fare questo, gli unici, vedete, il bullone. Don't come say, oh, there's a nut, see, he's got to be, he's got, when the threads was cut in the bull, it's got to be cut in the nut the same way, see what I mean? It's got to fit, see? Non venire a dire, oh, i loro là, ecco uno svitato, capite? Vedete, egli deve essere, egli è dove, quando nel bullone vengono incise le filettature, nel dado devono essere incise allo stesso modo. Vedete cosa voglio dire? Si deve adattare, capite? And the elected, therefore, see, it won't tighten up with anything else. It's just got to come to Christ, you see. It's the only thing that'll fit, see? And that's where we stand today. Thanks be to God. All right. E l'eletto, pertanto, vedete, non si avviterà con nient'altro, deve proprio venire a Cristo, capite? È la sola cosa che si adatterà, capite? Ed ecco dove ci troviamo oggi. Siano grazie a Dio e va bene. Now we find out also that the world has their nut. And you know, there's so much to be said, we haven't the time to say it, of course, but this one thought. Do you... Ora scopriamo pure che il mondo ha il suo svitato e voi sapete c'è molto che potrebbe essere detto. Non abbiamo il tempo di dirlo, naturalmente, ma questo solo pensiero per voi. I know it's just fine little bunch of ladies that sang over there a few minutes ago. Boy, I wish I had that song. Get that on tape for me, will you? These songs. Osservo questo bel gruppetto di signore che hanno cantato laggiù pochi minuti fa. Ragazzi, avrei voluto quel cantico. Registratelo sul nastro per me, questi cantici, volete? Quando voi tutti cantate qui, componete un cantico qualche volta. Vi pagherò per il nastro, capite? Mi piacerebbe averlo, capite? Quello era bellissimo, quella vera dolce adorazione così. Now, you know, there was the young the women of today, they what so called Christians, the women who go to church, they wanted something to satisfy. Ora sapete, c'era un la gioventù, le donne di oggi, esse, le quelle che sono cosiddette cristiane, le donne che vanno in chiesa, esse volevano qualcosa che appagasse. They know that they wasn't getting it just going to church, but they want to maintain their testimony just the same. Sapevano che esse non l'ottenevano solo andando in chiesa, ma vogliono mantenere la loro testimonianza proprio lo stesso, capite? They want to hold their testimony. I'm Methodist Baptist, I'm Christian, you see. Volevano mantenere la loro testimonianza. Sono metodista, battista, sono cristiano, vedete? They want to strip their clothes off of them. They want to wear shorts, bikinis, or what you call them, all these things. They wanted to do these things. They wanted to have a haircut like man and do these things. Hanno voluto strapparsi di dosso i vestiti. Hanno voluto portare pantaloncini e bikini, o come li chiamate, e tutto ciò che essi potrebbero vedere. Esse hanno voluto fare queste cose, hanno voluto avere un taglio di capelli come gli uomini e fanno di queste cose. And so they wanted to do that, see? And yet, did you ever think why they did? Jesus said them two spirits will be so close and deceive the elected. That has to come to pass, see? E così esse
esse hanno voluto agire così, capite? E non di meno, avete mai riflettuto sul perché l'hanno fatto? Gesù disse: quei due spiriti saranno così vicini che sedurrebbe gli eletti. Questo deve venire a compiersi. Capite? Capite? So they went, they didn't get a human has to worship. You have to worship something. It's just in you to worship. So a human has to worship something. So they had no worship in their church. So God raised them up a nut. Elvis Presley. Pat Boone. Perciò esse l'hanno voluto. Esse non arrivavano. Un umano deve adorare. Voi dovete adorare qualcosa. Voi adorare è proprio in voi. Perciò un umano deve adorare qualcosa. Quindi essi non avevano alcuna adorazione nella loro chiesa. Così Dio suscitò loro uno svitato. Elvis Presley. Pat Boone. They still hold their testimony, Elvis Presley, a Pentecostal. Pat Boone, Church of Christ. Loro mantengono ancora la loro testimonianza. Elvis Presley, un pentecostale, Pat Boone, della Chiesa di Cristo. Absolutely not. To fulfill Jesus' words, you would be supposed to deceive the very elected apostle. Capite? Assolutamente svitato per adempiere qui le parole di Gesù. Sarebbero così vicini che sedurrebbe gli stessi eletti, se possibile. Still maintain singing hymns on Sunday and rock and roll on Monday. See? To us, that's a nut. See? It really is. Ancora mantengono, cantano inni la domenica e rock and roll il lunedì. Capite? Per noi quello è uno svitato. Capite? Esso lo è realmente. Now, but you see, in there you had some fine women also that wanted to act like ladies. They had decency in them. They wanted to be what Christ wants them to be. Ora, però, vedete, a questo punto, egli aveva pure delle brave donne che volevano agire come Signore. Esse avevano decenza in sé, volevano essere come Cristo le vuole che siano. So he sends a person along with a message that to that church that they belong to is foolish. He becomes a nut. Così egli manda avanti la persona con un messaggio che per quella chiesa a cui esse appartengono ciò è sciocco. Egli diventa uno svitato. But you see what it is? It fits just exactly. When it talks about long hair and looking like a lady and dressing like a lady and acting like a lady. Ma vedete di che si tratta? Ciò si adatta proprio esattamente quando parlate sui capelli lunghi ed aver l'aspetto di una signora e vestire come una signora e agire come una signora. Invece di stare qui come queste ragazze stamattina, stavo osservando una ragazzina, là i suoi occhi sembravano celestiali, limpidi, mentre lei alzava lo sguardo così, cantando qualcosa nel suo cuore. Watch them here, as them young ladies sing. I thought, oh God, what if a Hollywood star could get that in their heart, they'd be the same thing, see? Osservatele qui, mentre queste signorine cantavano, ho pensato, oh Dio, ebbene, e se una stella di Hollywood potesse ricevere ciò nel proprio cuore, sarebbe stata la stessa cosa, capite? But what is it? Why did they go that way? You couldn't pull one of them girls in Hollywood. If you give her $10,000 a day, she wouldn't go. Why? She's threaded different. It's exactly right. She's threaded different. That's right. Ma che cos'è? Perché se ne sono andate in quella direzione? Non avreste potuto attirare una di quelle ragazze a Hollywood. Se le deste $10,000 al giorno, lei non ci andrebbe. Perché? Lei è filettata diversamente. Ciò è esattamente giusto. Lei è filettata diversamente, proprio così. You could fool Leo. Gene and then there's some organization. Why? Could pull you fellows into one. Why, you're threaded different. Voi non potreste attirare Leo, Jean e loro in una organizzazione. Perché? Non si potrebbe tirar voi amici dentro una. Perché siete filettati diversamente. Capite? So if you're threaded, there's got to be a nut on the floor. To hold that together, isn't it right? See? It's complete. Così se siete filettati, da qualche parte ci deve essere un dado. Capite? Per tenere quello unito, non è così? Capite? Allora è completo. Thanks be to God, like the little Dutchman said, for the nuts.
Grazie sia a Dio, come disse il piccolo tedesco, per gli svitati. Se li togliete, ciò diventa un mucchio di rottame. What do you got? A bunch of denominationalism, a bunch of cold formalism, no Christ in it all, no word in it all, just a bunch of creed and so forth. Che cosa avete? Un mucchio di denominazionalismo, un mucchio di freddo formalismo, senza minimamente Cristo, senza minimamente la parola, solo un mucchio di credi e così via. And what have you got? Take the nut out, you got a bunch of junk. That's right. E cosa ne avete? Togliete il dado, avete un mucchio di rottame, proprio così. Nothing in the world but firewood. Something that's waiting for the blazes and punishments of God to judge and to burn us at some day. Niente al mondo che legna da ardere, qualcosa che aspetta le fiamme e i castighi di Dio per giudicare e consumare in un certo giorno. So I'm thankful this morning to fit right in up here, where you might be an odd person on this side of the river. Così sono riconoscente stamattina di ingranare quassù, vedete, dove tu potresti essere una persona strana da questa parte del fiume. Even some of your people might think that you are odd. I know they do. I've had letters from them that said you were odd. You were different. What in the world happened to you? Anche qualcuno della tua famiglia potrebbe pensare che sei strano. So che lo pensano. Ho avuto delle lettere da loro, capite, che hanno detto che eravate strani, che eravate diversi. Cosa è mai capitato a voi? I just chose this little thing to say to you this morning. Sure you're in that. That's right, I'm glad to be one. For if I'm not tight with this word, then I'm young. I'll just be enough for Christ. Ho proprio scelto questa piccola cosa per dirvela stamattina, capite? Certo, tu sei uno svitato, proprio così, ma io sono lieto di esserne uno. Ma se non sono perfetta tenuta con questa parola, allora sono un rottame, capite? Sarò proprio uno svitato per Cristo. Yes. I get letters from many of your people. Some of them come by and say, do you know what happened? What? This odd guy. So-and-so went up there and done so-and-so. I said, wait just a minute. Depends on what you're wound on. Sì. Ricevo lettere da molti della vostra famiglia. Alcune di essi vengono e dicono, sai che cosa è successo? Cosa? Questo strano tizio, il tal dei tali, è andato lassù e ha fatto così e cos'ha? Ho detto, aspetta solo un minuto. Dipende da ciò su cui siete avvitati, vedete? So may the Lord Jesus Christ, the shepherd of the flock, ever keep your heart so wound and bound that when the great shepherd does appear, we'll appear with him. Can we pray? Perciò, possa il Signore Gesù Cristo, il pastore del gregge, tenere sempre i vostri cuori così avvitati a lui, sicché quando il grande pastore apparirà, noi appariremo con lui. Possiamo pregare? Heavenly Father, seeing that time has run out, and I'm just rushed, such a lovely, sweet bunch of Christians, and such a rude text, but in the room the other day, thinking of what I'd seen on letters and what I'd heard people say. Padre Celeste, vedere che il tempo è finito, sono proprio andato di fretta. Un tale amabile, dolce gruppo di cristiani e un tale testo rude, ma nella stanza l'altro giorno, pensando a quel che ho visto nelle lettere e quel che avevo sentito dire alla gente. When your little servant here asked me to come up and visit them in a fellowship of the little flock. This rude text of being a nut. I thought I'd use that so I could get the thought over to them. Quando io, i tuoi piccoli servitori qui, mi hanno chiesto di venire, visitarli, e stare in comunione con il piccolo gregge, questo rude testo, d'essere uno svitato, pensavo che l'avrei usato così da poter far capire loro il pensiero. They would understand what I think too. We have become a fool like Paul to the world. Che essi capissero ciò che anch'io penso. Siamo diventati pazzi come Paolo per il mondo. But yet, Lord,
We want to be so tightened to you and your word that when the rapture comes, you know it. We want to be with it, Lord. So help us to ever have our hearts knitted and bound together in the love of Christ. Pur tuttavia, Signore, vogliamo essere così avvitati a Te, alla Tua parola, che quando il rapimento verrà, noi vogliamo essere con esso, Signore. Quindi aiutaci ad avere sempre i nostri cuori attaccati e legati insieme nell'amore di Cristo. Bless Brother Leo, Brother Gene, and Brother Dalton, and all these fine men and these lovely women hearing their testimonies, happy, contented. Benedici il fratello Leo, il fratello Gene e il fratello Dalton e tutti questi bravi uomini e queste donne graziose qui presenti nel sentire le loro testimonianze, felici, soddisfatti. Walk in the room up there where one that's paralyzed and to see the smiles, no wonder our brother Leo said it's a bit of sunshine to walk up here. Entrare lassù nella stanza dove c'è uno paralizzato e vedere i sorrisi non sorprende che il nostro fratello Leo abbia detto che salire qui è un po' di luce del sole. No wonder to see even when the man, not even a bit of relation to her, nothing but concern that they take her trailer and make it so she could be happy. See, Lord, the thread works just right. Non sorprende vedere pure quando l'uomo, senza la minima relazione verso di lei, niente che lo riguardasse, si occupò della roulotte e lo fece affinché lei potesse essere felice. Vedi, Signore, la filettatura funziona proprio bene. Walk into that home and see someone who really could be grouchy and fussy and nasty because if they're not out and able to run and dance and cut up like many women. Entrare in quella casa e vedere qualcuno che veramente potrebbe essere scontroso e nervoso e irascibile perché non è fuori e in grado di correre e danzare e fare baldoria come molte donne. But she's happy to be here with her kind and to be here with the Word of God where it can be preached and not any creeds tacked to it, just truly unadulterated Word of God. The worship in spirit. Ma lei è felice di essere qui con la sua specie ed essere qui con la parola di Dio dove essa può essere predicata e senza che ci siano credi attaccati a essa, solo veramente la parola non adulterata di Dio per adorare nello spirito. Come in a little place like this, it's a little trailer where we meet together, it's the church. Venire in un posticino come questo è una piccola roulotte dove ci incontriamo. Questa è la chiesa. Wherever two or three are assembled, I'm in their midst. We know you're here, Lord, and we worship you and we praise you. Ovunque due o tre sono riuniti, io sono in mezzo di loro. Sappiamo che tu sei qui, Signore, e ti adoriamo e ti lodiamo. I pray, God, that you'll keep the sickness away from them. Keep the enemy across the river. May this great exodus, it may be in a minor form, but Lord, someday it's going to grow. Prego, Dio, che tu tenga lontana la malattia da loro. Tieni il nemico al di là del fiume. Possa questo grande esodo, può darsi che sia in una forma minore, ma, Signore, un certo giorno aumenterà. And I pray, Lord, that this little exodus here, that you will be with them as you did with Moses and them as they crossed the Jordan and Joshua as he went into the promised land. Ed io prego, Signore, che questo piccolo esodo qui, che tu sia con loro come facesti con Mosè e gli altri mentre attraversavano il Giordano e Giosuè mentre egli entrava nel paese promesso. And I pray that you will help them, Lord, and keep their hearts genuine, true to you, and bless them as he teaches the word, and may they live long, happy lives. E prego che tu li aiuti, Signore, mantenga i loro cuori genuini, fedeli a te, e benedicili mentre insegnano la parola e possano vivere a lungo vite felici e... Someday, if we're around here, Lord, living on earth, when you come, may there come a shout from this side of the branch out there, and the church go up. Amen, Lord. Un giorno, se saremo qui nei paraggi, Signore, vivendo sulla terra, quando Tu verrai, possa là venire un grido da questa parte del ramo, là fuori, e la Chiesa andare su. Concedilo, Signore. Because somebody was foolish enough to the world to become a nut, to hold it together, Lord, until you come.
Perché qualcuno non è stato abbastanza pazzo per il mondo da diventare uno svitato per tenerlo unito, Signore, finché tu venga. Then, as John of old, in the days gone by, as the little ladies then sing, we were separated, and how he had to be alone. Perciò, come Giovanni ab antico, dei giorni passati, come le signorine e loro cantano, ci siamo separati e come lui dovette stare da solo. When he did, the little church that he had drawn together, when he seen Jesus, he said, "Now my work is over. He increases, I decrease." Ma quando egli lo fece, la piccola chiesa che lui aveva attirato assieme, quando egli vide Gesù, disse: "Ora la mia opera è compiuta." Egli aumenta, io diminuisco. Father, I pray that you'll ever keep us happy and healthy. May we meet many times more upon the earth and loving and serving you. Padre, io prego che tu ci mantenga sempre felici e in salute. Possiamo noi incontrarci molte altre volte sulla terra e amare e servire te. May thy divine blessings rest upon this service, upon the services that shall follow. Possano le tue benedizioni divine riposare su questo servizio, sui servizi che seguiranno. And may we all live such in this life, in the life to come. We'll have eternal life in the great age to come, over in that great millennium reign, where we shall see him and look upon his face and see him. In Jesus' name I pray. Amen. E possiamo tutti vivere così in questa vita e nella vita a venire. Avremo vita eterna nella grande epoca a venire, là in quel grande regno millenario dove lo vedremo e considereremo il suo volto e lo vedremo. Nel nome di Gesù io prego. Amen. God bless you, my people. I am so sorry that I took a text or something like that. Such a rude thing. But you get what I meant. Dio vi benedica, gente mia. Mi dispiace tanto che io ho preso per testo qualcosa come questo, vedete, una tale cosa rude. Ma voi capite cosa intendo, capite? So, when anyone say you're odd, you know why you're odd, don't you? God bless you, brother Leo. Perciò, quando chiunque vi dice che siete strani, sapete perché siete strani, vero? Dio vi benedica, fratello Leo.